canale. Allora, oggi nuovo video, che è un video spacchettamento di passione unghie del mese di agosto. Ho comprato un sacco di cose perché comunque mi servivano assolutissimamente e quindi ho fatto l'acquisto. Ho fatto l'ordine sabato, scusate, mi è arrivato oggi che è martedì. Voi però questo video lo vedrete domani che è mercoledì. Arriva sempre col pacco questo qui GLS, sempre la solita busta. Dentro la solita busta c'è quest'altro pacchettino qua giallo, insieme sempre questo foglietto dove dice cosa fare il ricevimento dell'ordine, come conservare i gel, insomma le stesse cose. E questo qui è il pacchettino. Allora, vi faccio vedere i primi pennelli. Ho acquistato questo qui che è uguale a quello che io, soltanto che è, cioè è identico proprio, soltanto che è super fine. Adesso la faccio levare il tappeto, ecco, è uguale, identico, solo che ho voluto prendere anche quest'altro pennello che è liner, bellissimo, e ha questa punta qua, penso che non so se avrà la colla, non lo so, allora, comunque si levano, quindi questo qua lo volevo provare. Adesso vi dico anche i prezzi, adesso vi faccio vedere questi due pennelli. Poi ho preso quest'altro pennello, che questa è una novità, guardate, bellissimo, che questo qui è per fare benissimo il French, la French, infatti è angolato, vedete come è fatto, praticamente lo applicate così, vedete come fa bella lunetta, e poi la stessa cosa da quest'altra parte di qua, e alla fine lo definite, insomma, il French, cioè bellissimo, sono curiosa un bel po' di provarlo. Allora, adesso vi dico i prezzi di questi due pennelli. Cioè, va? Allora, intanto li metto un attimo dentro. Allora, questo qui, il liner, il trendy liner, pennello trendy liner, l'ho pagato 9,99 €. E questo qui, che è il pennello... due, aspettate, che non so come si chiama questo, però, ah, esatto, pennello French, l'ho pagato 5,99 €. Questi sono questi due. Poi adesso arriviamo al pacchettino, qua il sacchettino. Allora, ho comprato, scusate, la punta, questa in carbide, bellissima, non vedo l'ora per questa di utilizzarla, quindi faccio subito per levare il gel, insomma, no, per fare il refill, cioè è bellissima la punta, faccio così, è liscia proprio, c'ha tutte queste scagliette, pare tipo pelle di serpente, cioè è stupendissima questa, siccome questa è nuova quindi l'ho voluta provare, l'ho voluta ordinare subito, non vedo l'ora di utilizzarla. Allora, questa qui l'ho pagata, allora, sto vedendo nel PC, punta carbide flame blu, questa è, punta carbide flame blu, 18,99 €. Ah, passiamo, dove sta l'omaggino? Vi faccio vedere l'omaggino che mi è arrivato. Stavolta mi hanno mandato, pare, delle pagliette. Tutto si apre qua. Allora, queste pagliette qui, tutte argentate, vi faccio vedere, bellissime queste, proprio argento argento, cioè belle proprio, carinissimo, ce la faccio a chiuderla, ok, già si perde da tutte le parti. Poi ho preso il pigmento Aurora, che dà un bellissimo effetto, mi piace veramente tanto appena l'ho visto. Poi questo vi farò a parte un video, come applicarla. La faccio. Ah, il pigmento Aurora, intanto vi dico il prezzo, l'ho pagata 4,99 €. Ah, è pochissima, vedete, proprio... poca poca, ma tanto ce ne va proprio pochissimo di prodotto, cioè è stupendissima, non vedo l'ora di utilizzarla, di farci una prova, bella tanto.
quindi questa 4,99 euro. Poi tiro un po' fuori un po' di cose, perché ho preso anche smalti semipermanenti. Poi ho preso questi altri due pennelli. Questi non ho capito perché ogni volta li coprono proprio bene. Oh, ok. Ah, tre pennelli, scusate, ma come ricordavo io. Ecco, già ho perso. Va bene. Ho voluto prendere questo che è il Kolisky. Io c'ho lo 0, mi pare, non mi ricordo. Questo è lo 00, vedete la punta, cioè quanto è fine. Bellissimo. Poi ho preso questo qui dovrebbe essere, allora, intanto vi dico i prezzi, al Kolisky 00, 00 l'ho pagato 7,99 euro. Questo qui, che c'è scritto 4, dovrebbe essere il pennello 4, sì. Color numero 4 per stendere il gel color, che volevo provare, che ce n'ho solo uno, e volevo provare anche quest'altro pennello, che tutti dicono che si stendono benissimo i colori con questo pennello qua. Casomai questo qui lo stendo per i colori, quell'altro solo per i colori glitterati, casomai. Questo, molto morbide le setole, quindi questo qua. Questo l'ho pagato 6,99 euro. Poi ho preso questo fighissimo che è zero, questo è il pennello zero che si chiama, adesso vi dico anche il prezzo, dove sta? Aspettate, dov'è? Pennello liner zero, un altro liner però zero, che è questo qui con la punta gialla. Ho preso un po' dei pennelli per provarli, alcuni li userò per gli acrilici, altri per i gel, color, e li volevo provare. Questo qui l'ho pagato invece, pennello liner 0, 5,99 euro. Poi ho preso questa, la palettina. Questa qui serve per miscelare i colori. Almeno quando devo usare i colori acrilici che li devo mischiare, eccetera, o che non so mai dove metterla, almeno ho la palettina. Eccola qua. Ci sono io, vedete? Dietro è così, cioè bellissima. Poi questa si pulisce bene e via. La palettina, questa qui, l'ho pagata la palette 6,99 euro. Stupenda, questa, capito, per miscelare i colori è molto comoda. Se ogni volta mi devo prendere un pezzo di carta o altre robe, almeno so dove miscelare i colori quando devo fare tipo, che ne so, anche il wastrock, queste cose qua, questi tipi di nail art qui. Poi adesso passiamo ai gel, eccetera eccetera. Allora, mi sono ripresa Olympia 2, che mi ci trovo veramente bene. Questo è un costruttore monofasico, ecco, eccolo qua, Olympia 2. Lo apro così ve lo faccio vedere, perché non l'ho ordinato un mesetto fa, già con tutte le clienti che ho fatto è arrivato più della metà, finito. Aspettate, eccolo qua, Olimpia 2. Allora, aspettate. Allora, Olimpia 2 l'ho pagato da 50 ml, 19,99. Questo. Ora mettiamo dentro la scatolona. Ok. Poi ho comprato il Monof da 50 ml per i semi permanenti, perché questo qui è molto comodo, perché invece di usare anche oltre i semi permanenti, ci potete usare anche gel color, va benissimo anche per i gel color. Costruttore monofasico acidi free Monof. Eccolo qua, assomiglia a Olympia 2. Solo che questo è un po' più chiaro in confronto all'Olympia 2. L'Olympia 2 è un po' più sul celeste, un po' più scuro, è un blu un po' più scuro, questo è un po' più chiaro, che poi ovviamente poi nell'unghia non si nota comunque.
L'ho voluto prendere perché, ecco, questo sì, io siccome ho comprato, adesso vi faccio vedere anche i semipermanenti, quindi userò il Monof per i semipermanenti, e in più ci potete utilizzare anche i gel color, quindi è un'ottima cosa. Il Monof invece l'ho pagato da 50 ml 19,99. Poi, mettiamo dentro. Poi, come vi ho detto anche te, l'ultimo spacchettamento, cioè questi qui, che basta che li mettete sopra il barattolino. Così capite che gel è, insomma. Poi passiamo. Ah no, ancora i colori no. Ah, ho comprato. Questo cos'era? Oddio, dovrebbe essere il nail prep, sì. Ho comprato il nail prep, che è anche un deidratante da 5 ml che mi mancava. Io c'avevo il primer che l'anno scorso acquisto avevo preso nail prep, ma invece era la base alfa. Vabbè, se sono sbagliati. E questo è il nail prep. No, non puzza manco tanto. Eccolo qua. Allora, il nail prep invece l'ho pagato, il mini nail prep da 5 ml, 3,99 qua. Poi mi sono ripresa l'ultra gloss, non l'ho finita ancora, però dico intanto me lo prendo, che comunque lo uso tanto anche quando faccio i disegni sulle tip, le nail art, eccetera. Insomma, mi finisce e usare per i clienti anche questo elastico senza dispersione e me ci trovo veramente da Dio. Molto buono l'ultra gloss, mi piace tanto. Eccolo qua. Anche già ho fatto casino. L'ultra gloss sui 11 euro mi pare che l'ho pagato. Andiamo a vedere. Da quindi, allora, Ultra Gloss da 15 ml l'ho pagato 11 euro, infatti 99. Ok. Poi adesso penso che passiamo ai colori. Allora, ho preso un po' dei colori. Ah, che lo sapevo. Che questi adesso non l'ho stesi sul tip, dopo quando farò altri video ve li farò vedere stesi. Due sono della linea Chic. E due sono, no, tre chic. Allora, ho preso questo qui, il Pure White, che è il Fast F01, che alcuni due clienti mi hanno chiesto un bianco, ma non ce l'avevo, solo quello lì, l'artico, per fare il French, e questo proprio come colore, proprio bianco bianco. Allora, questo qui, il Pure White, l'ho pagato 5,99 euro. Poi questi qua della linea Chic, questo si chiama Amsterdam A23. Sapevo che infatti qua ci andava. Wow, bellissimo. Che anche glitterati non ce l'avevo. Mi sto sporcando tutta. Che lo volevo levare. Ecco. Aspettate un attimo. Ok, buttiamo. Guardate quanto è bello. Cioè, stupendo questo. Questo anche per Natale, bellissimo. Sono sporcata tutta, guardate. Dopo comunque vi stenderò su tip e poi vi li farò vedere stesi su tip su un prossimo video. Cioè, bellissimo. Adesso ci va il tappino. Vedete, vi dai i tappini di ricambio. Non capisco perché te danno i tappini che mettene. Ho capito che vanno a mettere sta carta qui. Che poi te danno i pattini. Sì, i tappini ce li mettete. Metteteci direttamente voi altri, no? No, vabbè, non è che mi dà fastidio, però nel senso non so che senso c'ha. Boh, vabbè, manco ci sta questo. Vabbè, questo qui invece della linea Chic, mi pare che questi erano quelli in offerta e non si chiude, porca miseria. Che sto tappo non ci va, non si incastra perché. Vediamo un po'. Vabbè. Lo chiudo bene dopo. Allora, Amsterdam è venuto 3,99 euro. Questi fatti in offerta, questi chic. Poi quest'altro chic, la linea Chic Costa Rica 34. Sapevo mi mettevo un guanto. Aspettate, eh. Cioè, bellissimo anche questo. Sono sporcata tutta. Ah, questo qui, guardate quanto è bello pure questo, sto verde, della linea Chic.
con proprio micro brillantini all'interno, cioè bellissimo. Vabbè, ti chiudo dopo. Costa Rica è della linea chic, pure questo 3,99 euro. Poi c'ho Acapulco chic, della linea chic a 28. È diverso questo barattolino. Da questo come lo apro? Questo è stupendo proprio. Adesso guardate quanto è bello. Cioè io mi sono colorata tutta praticamente. Cioè comunque così, guardate. Cioè è bellissimo. Questo è proprio stupendo. Questo pure 3,99 euro. L'Acapulco, sì, che è in offerta. Se no i chic costano 6,99 euro, se non erro. Costano tanto. Ma questo è proprio... Manco si muove. Sta proprio di fermo, cioè è bellissimo. Questa è in offerta pure 3,99 euro. Li chiuderò bene dopo perché te non mi si chiude. Allora, adesso passiamo ai semi permanenti. Chic Off. Eccoli qua. Allora. Ah, c'è anche il colore da fuori, vedi meglio. Allora, ho preso. Questo qui è Devil Pink, cioè praticamente l'ho presi tutti dei semi permanenti passioni unghie se non erro, perché non è che ce n'ha tanti il sito. Devil Pink SG33, eh? E questo qui, wow, bellissimo. Questo rosso perlato, cioè tra un rosso, Devil Pink tra un rosso e un porpora. Cioè veramente bello questo. Aspettate, quanto l'ho pagato io questi? Ma questi tutti 6,99 euro, i semi permanenti. Poi ho preso quest'altro Maracaibo SG01. Questo pure è bello, dei micro brillantini all'interno. Cioè, bellissimo. Poi ho preso Purple SG31, questo bel viola, questo vedete della linea vecchia perché non ce l'ha nei nuovi, ne sono questi di smalti semipermanenti. Poi ho preso Bahamas SG04, questo pure bello perlato, celestino, acqua marina, boh. Bello questo. Poi ho preso Laser Lemon, questo mi sa che è bellissimo, SG29, questo bel giallo, infatti pure questo c'è i micro brillantini all'interno, cioè bellissimo questo. Poi su questa scatolina qui avevo questi 5. Poi ne ho altri 4. Ho questo qui che è Acapulco SG28. Ah, come il già colorato Acapulco, come questo. Dovrebbe essere più o meno uguale, mi sa. Sì, infatti, è uguale al gel color che ho preso prima, che ho fatto vedere prima. Bellissimo. Almeno un po' di semi permanenti, perché io ne avevo soltanto 4 semi permanenti. Siccome un po' di clienti, una cliente l'ho persa perché mi ha detto: vuoi fare semi permanenti? Ho detto: guarda, c'ho solo questi 4 colori. Ho detto: guarda, non mi piace nessuno dei 4, volevo altri colori, non ce l'avevo. Almeno adesso un po' ce l'ho. Ci avrò questi e basta. Questo qui mi sono sbagliato, ho preso 2 colori uguali lo stesso. Che scema, il Laser Lemon, sempre quello. Ne ho presi 2, vabbè, pazienza. Mi sono sbagliata, invece con uno ho preso un altro, vabbè. Cioè, ne doppio uno invece di uno, ho presi due, vabbè. C'è uno di scorta. Poi il penultimo. Ho preso questo Costa Rica SG34. Questo è uguale identico al gel color che ho preso. L'antinato. Infine, l'ultimo colore.
Che mi pare che c'ha solo questi passioni unghie di semi permanenti. Mi pare che li ho presi tutti, che sono questi qua, che non ce n'ha tanti. Il Singapore SG36. Che è questo bel viola. Con i glitter. Cioè, bellissimo. E l'acquisto è finito. Io spero che questo video vi sia stato utile per i vostri acquisti su Passione Unghie. Se mi volete fare qualche domanda, mi commentate sotto al video. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su. Io vi lascio, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!